Ma buongiorno gente, spero stia andando tutto bene, che mi dite? Oggi parliamo di cartoni animati e dei vari modi in cui a volte sono modificati o censurati negli altri paesi. Anche solo un piccolo dettaglio può essere cambiato del tutto se non rispetta, diciamo, degli standard. Una frase, un'immagine. Andremo quindi a vedere alcuni cartoni animati che sono stati leggermente cambiati negli altri paesi. Prima vi ricordo come sempre di fare un piccolo salto sulla pagina Instagram del canale per tante curiosità e meme divertenti e ora partiamo! Simpson. Chi non conosce i Simpson? Quasi tutti quelli che hanno un televisore sanno di cosa parlo. Sono la famiglia televisiva più famosa del mondo. No, Modern Family non è un cartone, quindi non conta. I Simpson sono stati creati nel 1987 e mandati in onda nel 1989 per la prima volta, come serie completa e originale. Attualmente abbiamo più di 600 episodi e la fama di questa serie non accenna a fermarsi, ma negli anni le versioni utilizzate nei vari paesi hanno subito piccole modifiche estetiche o di dialoghi, piccole finché la NBC, una famosa emittente araba, non ha deciso di prendere in mano questa serie per trasmetterla dal 2005 negli Emirati Arabi. Come saprete, lì ci sono regole molto severe da rispettare. Nonostante sia un bellissimo posto dove vivere, bisogna avere molto pudore e usare un linguaggio adeguato che non comprenda alcun genere di parolaccia. Nei Simpson a volte c'erano scene un po' troppo crude, per esempio negli speciali di Halloween, e dialoghi che a quanto pare erano troppo politici o sessisti, secondo i capi di questo paese. Per questo motivo la NBC ha stravolto la serie. Intanto il nome era Al Shamsun, e i personaggi avevano tutti un nome arabo e religioso. Homer era Omar, Marge divenne Mona Shamsun, Lisa divenne Bisa e infine Bart venne tradotto con Badr. Ma non sono i nomi a fare bella una serie, o no? Quindi alla fine si poteva passare sopra questi dettagli. Il problema era tutto il resto. Le donne erano completamente coperte dalla punta della testa fino ai talloni. La birra di Homer era stata sostituita con una bevanda gassata alla frutta, quindi niente più DAF. Le salsicce e tutti i prodotti con il maiale erano stati sostituiti con carne di manzo. Le ciambelle di Homer sono diventate dei biscottini. Ogni riferimento a religioni e culture diverse dall'Islam sono state tolte e le scene del bar di Bo eliminate. Ma proprio tutte! E come sappiamo, quelle comprendevano una buona fetta di show. In pratica metà tempo di quasi ogni episodio era stato tagliato. Furono mandati in onda ben 34 episodi dal 2005, ma la serie in arabo venne completamente eliminata, perché, devo anche dirvelo, nessuno la guardava. Si collegavano giusto 50-60 persone ogni puntata. Insomma, i Simpson sono belli proprio per via della loro irriverenza, non puoi togliermi questa follia. Inside Out. È un film d'animazione uscito nel 2015 con protagonista una ragazzina di 11 anni, Riley, che dentro la sua testa ha varie emozioni che si mostrano sotto forma di esseri viventi allo spettatore, così da far capire meglio ai bambini cosa siano. Ha vinto la statuetta come miglior film d'animazione agli Oscar e devo dire che è proprio meritata. E proprio per questo in alcuni paesi hanno fatto dei cambiamenti. Per esempio, in una scena di quando lei era ancora neonata, suo padre cercava di farle mangiare dei broccoli. L'ortaggio in questione è stato cambiato in Giappone, perché là i bambini adorano i broccoli e non avrebbe avuto senso quindi mostrare una scena del genere. Sono stati sostituiti invece con dei peperoni verdi. Un'altra parte del film modificata è quella con la scena del padre che pensa alla partita di hockey. Negli Stati Uniti poteva anche andare, ma in altre parti del mondo è stata sostituita con una partita di calcio. Monster University. Era uno dei film più attesi nel 2013, io ho adorato la serie di Monster & Co. E voi? Comunque sia, in una scena particolare ci furono dei cupcake che uniti insieme tiravano fuori la scritta «Sì, mio amico» o «Diventa mio amico». Nella maggior parte dei paesi asiatici non esisteva questo gergo. Nemmeno nei libri di testo uno slang del genere si poteva trovare. Così, al posto della scritta, i cupcake hanno avuto una decorazione un pochino diversa, delle facce sorridenti. Ma in generale il film non ha subito grandi cambiamenti. Prima di continuare, eccovi un piccolo quiz per tenervi allenati. Chi mi sa dire come si chiama questa donna e di che origine è? È famosa perché è in grado di praticare una particolare arte marziale, famosissima nel suo paese. Scriverò un commento sotto il video in primo piano dove potrete rispondere. E prima di continuare fate un giretto anche nel canale di gaming che ho aperto da poco per aiutarmi a crescere e andiamo avanti. Up. Uscito nel 2009 ha vinto ben due Oscar come miglior film di animazione e miglior colonna sonora e anche in questo caso concordo in pieno. La storia parla di un bambino di nome Russell e Carl, un vecchietto scorbutico.
che vivono un'incredibile avventura piena di scene divertenti e anche tristi, che mostrano la nascita della loro amicizia e il retroscena della vita di Carl che vi faranno scendere almeno una lacrimuccia. Comunque, per quelli che l'hanno visto, ricorderete sicuramente la scena in cui Carl e la sua defunta moglie da giovani tenevano i soldi per fare un viaggio nelle cascate Paradiso, dentro un barattolo di vetro. Nella versione statunitense c'era il nome del posto che volevano visitare, ma non si sa per quale motivo in tutte le altre versioni c'era solo la foto di una cascata. Misteri della vita. Toy Story 2. Ma ci credereste se vi dicessi che questo film, cioè Toy Story 2, è stato proiettato per la prima volta nel 1999? Mi sento davvero vecchio adesso. Parla di un mondo dove i giocattoli prendono vita e vivono avventure più incredibili degli umani. Ovviamente negli altri paesi qualche cambiamento è stato fatto, ma quello più riconosciuto è apparso nella scena in cui Buzz Lightyear fa un discorso agli altri giocattoli, marcando anche il suo evidente amore per gli Stati Uniti. Infatti, sullo sfondo si poteva proprio vedere questa bandiera nella versione originale e sentire l'inno americano, ma il tutto è stato sostituito negli altri paesi e cambiato con un pianeta che gira sullo sfondo e una composizione originale di un certo Randy Newman. Ralph spacca tutto. Uscito nel 2012, parlava di videogiochi e cabinati, quindi assolutamente da guardare se siete gamer. Il cambiamento più grande lo ha subito un personaggio secondario. Si chiama Minty Zaki ed è il personaggio tutto verde. È stato creato da Hayao Miyazaki, famosissimo sia in Giappone che in tutto il mondo. Proprio per questo i giapponesi hanno voluto leggermente valorizzare il suo personaggio. Le hanno cambiato il nome in Sakura e le hanno dato il tipico aspetto giapponese con tanto di kimono e rossetto rosso. Che dire, può anche essere un personaggio da niente, ma se è disegnato da Miyazaki per loro è sacro. Zootropia. Anche questo è un film d'animazione assolutamente da vedere. Parla di un mondo dominato dagli animali e addirittura la loro società sembra 100 volte meglio della nostra. La cultura americana nel film era molto accesa, così tanti paesi hanno deciso di fare piccoli cambiamenti qua e là. Il nome, per esempio, è diventato Zootropolis quasi ovunque. Poi, vi ricordate dei due conduttori televisivi che mostravano il TG del paese? Erano un leopardo e un cervo, ma in Giappone il cervo è stato sostituito da un cane procione, animale tipico del posto. In Australia e Nuova Zelanda da un koala e infine il meglio nella versione cinese, dove è stato cambiato con un grosso, adorabile panda gigante. Con questo concludiamo. Che ne pensate? Conoscete altri cartoni modificati in base al paese di pubblicazione? Fatemelo sapere nei commenti e ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diverso.